ringrazio i nostri ospiti, Stefania Ambrosini e Mara Valenti, carissimo amico, grazie di essere qui, poi vi ascolteremo. Il Delight, vogliamo ribadire che è un evento pensato appositamente per poter condividere la nostra fede in Dio e permettere a quanto più gente possibile, a chiunque lo desideri davvero e voglia aprire il proprio cuore a Dio, di poterlo invitare nella propria vita, poterlo conoscere, poterlo amare e ricevere anche da lui lo stesso bene che lui ha dato a noi e, perché no, anche di più, perché lui è buono, lui è generoso, lui ama in un modo infinito ed è per tutti. Quindi vorrei riallacciarmi agli scorsi Delight, quando si parlava della scienza e come possiamo rispondere con la scienza a chiunque si dichiari ateo o comunque porti dei dubbi riguardo il creazionismo o l'esistenza di Dio. E oggi vorrei portare un altro spunto, quindi rispondere sempre con la scienza a tutte quelle persone che hanno sempre detto che tutto è frutto del caso e che di fronte alla perfezione della vita non ci sia un autore. E quindi questo è un ulteriore spunto scientifico che si può utilizzare qualora qualcuno dovesse dichiararsi ateo. È molto interessante e di sicuro qualcuno di voi ne avrà già sentito parlare. Parliamo di biologia molecolare. Nel nostro corpo ci sono tante proteine, migliaia di proteine, e una di queste è una proteina molto importante, una glicoproteina, che ha lo scopo di fare in modo che tutte le cellule siano adese, incollate una all'altra. Sostanzialmente è un collante potentissimo che ci permette di poter camminare, muoverci, altrimenti saremmo per terra come un sacco di patate. È un po' come se fosse l'acciaio che c'è dentro la colonna di calcestruzzo, è come se fosse lo scheletro della cellula, quindi è una colla molto potente e la mancanza di questa proteina può portare a delle gravi malattie come la distrofia muscolare e quindi a darci anche delle disabilità motorie molto gravi, quindi il corpo non è libero di muoversi come vorrebbe. Queste informazioni le do perché sono molto importanti nel momento in cui noi vedremo l'immagine di questa proteina e andremo, solo un secondo, e andremo a capire anche il significato. Questa proteina si chiama laminina. Ne avete mai sentito parlare? Laminina è veramente qualcosa di incredibile. È incredibile quando gli scienziati hanno scoperto questa cosa, addirittura alcuni di loro hanno cominciato a interrogarsi sulla fede. Io vorrei, e Lorenzo, vorrei mostrarvi questa immagine perché è incredibile. Eccola la laminina. È la glicoproteina che tiene unite tutte le cellule del corpo, le mantiene tutte insieme. Guardate, ha tre bracci corti e uno lungo. E forma come delle reti di interconnessione della membrana basale e permette al nostro corpo di essere forte ed elastico. Sostanzialmente quando la laminina è presente, il nostro corpo funziona in modo regolare, altrimenti cominciano debolezze, disabilità di vario genere, non siamo più liberi di muoverci in nessun modo e la cosa può andare a prendere anche il sistema respiratorio e cardiaco, perché comunque agisce sui muscoli, che siano volontari o involontari. Quindi praticamente è il simbolo di unità del nostro corpo e non è un caso che abbia la forma di una croce dentro di noi che ci mantiene uniti, come dire, ci mantiene vivi. Noi non potremmo vivere senza. E questa è la firma di Dio nella perfezione della vita. È la firma di Dio e lo stiamo dimostrando con la scienza. Dobbiamo ricordare questo esempio a chiunque ci mette in dubbio
l'esistenza di Dio. Dio ha messo la sua firma dappertutto, tutto intorno a noi e dentro di noi. Questa è la sua firma potente, e anche la parola di Dio conferma questo concetto, perché in Primo Colossesi, che fra poco leggeremo, dice che Dio è colui che mantiene unite tutte le cose. Lui mantiene unite tutte le cose. Io vorrei prima farvi vedere l'immagine della laminina al microscopio. Come vedete, eccola, è proprio così, è proprio una croce. Andiamo a leggere in Primo Colossesi: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Lui ha unito ogni cosa, lui ha messo insieme tutte le cose. In lui c'è la nostra unità, in lui c'è la nostra forza. E vogliamo, attraverso questo delight, approfondire questa conoscenza e il significato di questa potente croce. E quindi desidero passare la parola a Gabriele e a Mara, che ci faranno ascoltare dei brani, dei CD che hanno pubblicato. Quindi li ringrazio per questo, grazie anche a Samuele e a Matteo per il loro contributo. E ok, andiamo avanti. Grazie a tutti per essere venuti. Questo è un bel momento, Daylight è sempre un bel momento per condividere. Le persone che passano si fermano e dicono: cos'è questa cosa? Poteva esserci qua, poteva esserci un alimentari, poteva esserci una palestra. Invece c'è un locale dove vengono fatte cose artistiche, dove viene parlato del Vangelo, dove ci sono testimonianze di vita. Questo è molto bello. Dobbiamo renderci conto che le nostre vite hanno un impatto. Come ha detto Antonella, noi abbiamo un impatto sulle persone che sono intorno a noi, nel bene o nel male. Non siamo individui scollegati, siamo tutti collegati tra di noi. E così come il corpo nostro è fatto in maniera perfetta, anche se qualcuno sostiene che è frutto del caso, siamo fatti in modo perfetto, anche lo stare insieme è una sorta di stare in modo perfetto. C'è una perfezione anche in questo, no? Nessuno di noi potrebbe stare da solo su un'isola per troppo tempo, diventerebbe matto. Infatti la scena del naufrago con la barba lunga nell'isola deserta. E noi siamo qui per dire anche che la ricerca di Dio e la relazione con Dio è un bisogno, come lo è un bisogno quello di stare con gli altri e di condividere con gli altri la nostra vita. C'è di più. E facciamo qualche pezzo. Ok, il primo pezzo si chiama Nuova Luce, è un pezzo scritto, forse avevo i brufoli ancora io quando l'ho scritto. E niente, parla di tutte le volte che ti senti, vedi che tu da solo fai tanti disastri, no? Cioè facciamo tanti disastri quando la nostra volontà ce la mettiamo tutta, ma a volte non basta e spesso non basta mai questa volontà per fare le cose. Parla dell'io, del nostro io, che è la causa di tutte le nostre, dei nostri dispiaceri, piaceri, ma soprattutto dispiaceri. Penso a me, quante volte penso a me,
Quante volte penso di cambiare? E questa volta non sarò pigra come l'ultima, ma penso che inizierò domani. E non mi resta che recitare. Però non sono un bravo attore, lasciando che il tuo spirito mi parli, una nuova luce viene sulle cose. Ma se non sento questo cambiamento, è il mio io, è il mio io. Oh, oh, oh. Sono tanti modi per far del bene agli altri, sono tanti e devo cominciare. C'è da fare. C'è una guerra dentro me, è qualcosa di irreale, l'egoismo viene naturale. O no? E non combatto se non omette, però non mi abbatto se ho la fede, lasciando che il tuo spirito mi parli, una nuova luce viene sulle cose. Ma se non sento questo cambiamento, è il mio io, è il mio io. Oh, lasciando che il tuo spirito mi parli, una nuova luce viene sulle cose. Ma se non sento questo cambiamento, è il mio io. Abbasso il mio io. Adesso, adesso succede qualche cosa che adesso parla Dio al cuore, al cuore, e cambia me. Me, te, noi, voi, cambia il mio io, cambia il mio io, lasciando che il tuo spirito mi parli, una nuova luce, ma se non sento questo cambiamento, è il mio io. Allora, il prossimo canto si chiama La Fortezza. Anche questo è un canto. Questo canto viene in realtà da una canzone che ho sentito anni fa, che si chiama Man of the Tombs. Non mi ricordo chi sia l'artista, ma parla praticamente dell'episodio di Gesù quando va dall'indemoniato di Gerasa, e lui è nei ceppi, nelle catene, nessuno lo può avvicinare, perché se uno si avvicinava questo lo prendeva a botte, perché era completamente indemoniato. E quando arriva Gesù, praticamente la canzone Man of the Tombs parla dal punto di vista dell'indemoniato, ma noi non lo sappiamo, perché
lui dice, racconta questa storia: c'era un uomo nelle tombe, posseduto da un nemico invisibile, che nessuno lo poteva avvicinare, nessuno poteva toccarlo, pensava, confondeva la sua libertà con l'essere libero. Le parole sono molto belle. E poi dice che ha avuto questo incontro, è stato liberato, le sue catene sono state spezzate e lui era un uomo libero. E alla fine dice, la canzone è emozionante perché dice, vi sto raccontando questa storia perché l'uomo delle tombe ero io. E quindi è molto bella, mi aveva colpito tanto, e da quella canzone lì è venuta fuori questa canzone che si chiama La Fortezza, che più o meno riprende quel tema, ed è un'invocazione anche a buttare giù le fortezze, non soltanto la fortezza che può essere l'essere prigioniero spiritualmente, essere infelice, depresso, non trovare un senso alla propria vita. Sono tutte delle fortezze, ce ne sono tante di fortezze. Fortezza è tutto ciò che ci domina e da cui non riusciamo a liberarci, no? Finché uno ti dice, ok, tu sei schiavo, e tu dici, no, io sono libero. Benissimo, allora prova a non andare su Facebook per un mese, non lo so, un esempio. E tu dici, ok, ci provo. Dopo una settimana devi controllare l'aggiornamento. Allora forse c'è qualche cosa da cui non riusciamo a liberarci. Ecco, vedi, appunto, messaggino. Qui è una fortezzona, ce l'abbiamo tutti in tasca. Ok, la fortezza. Io mi muovo da qui. Ho conquistato la regione, una fortezza mi protegge. Queste pietre, i muri, costruiti su errori, conquistate dai piaceri peggiori. Io non mi muovo da qui, dice lo spirito del vizio, perché chi ha trovato spazio, questo è un cuore nell'ombra. Non c'è luce di perdono, solo pane d'egoismo, però io ci provo ad andare. Dio mio, dammi potenza per spezzare giù, il mio cuore è rotto, non ce la fa. Buttala giù, è un castello di vergogna e vanità. Buttala giù, rompi la facciata di incredulità. Buttala giù la fortezza che c'è in me, che c'è in me. Un po' più di batteria in spia. Ora c'è un fiume da qui, il campo è libero dai rovi, solo alberi da frutto. Sento un cuore che batte, mi hai lavato, mi hai vestito come figlio della luce. Sembrava bello restare sotto un perfido padrone, senza sogni né passione, sogni lunghi e profondi, dando tutti i miei averi per comprare un'illusione. Però devo guardare all'orizzonte, perché altre fortezze sono pronte da affrontare. Insieme, giù, il mio cuore è rotto, non ce la fa. Butta giù,
è un castello di vergogna e vanità. Buttala giù, rompi la facciata di incredulità. Tu buttala giù la fortezza che c'è in te, che c'è in me. Più amore, più potenza, più di te nella mia vita, ed io ti adorerò con tutto il mio cuore, ed io ti adorerò con tutta la mia mente, ed io ti adorerò con tutta la mia forza, perché tu sei il mio Signore. Oh mio Signore Gesù, sono qui. Io non ti vedo, però so che sei qui. Oh mio Signore Gesù, solo tu mi sai amare davvero, in modo sincero. Tu hai vissuto tanto tempo lontano da te, tempo di rimanere vicino a te, mio re. Con la mia bocca adorerò, con le mie mani ti adorerò, col mio lavoro ti adorerò, con le mie scelte ti adorerò, mia famiglia dedicherò, i miei talenti ti ridarò, con ciò che faccio, hey, yeah, con ciò che sono, ti adorerò. Che tu sei qui, sento il tuo camminare, ti muovi tra il tuo popolo, portando libertà. Arriverò con la fede, ti toccherò, la funzione riceverò, e so che trasformato io sarò. Con la fede arriverò, e so che trasformato io sarò. Solo per fede è possibile arrivare a Dio. Solo per fede è possibile toccarlo. Solo per fede è possibile vederlo. Solo per fede, ricerchiamo la fede ogni giorno. Ricerchiamo la fede ogni giorno. Custodiamo la fede
proseguiamo con il Delight e a questo punto è il momento di invitare la nostra amica Stefania Ambrosini, che ci racconterà la sua storia e come si è innamorata di Dio. Prego. Grazie Antonella. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Stefania, molti mi conoscono, forse alcuni non mi hanno mai vista. Ho 46 anni, sono un'insegnante di tedesco alle scuole superiori qui a Milano e voglio raccontarvi qualcosa della mia storia per mostrarvi e anche per ricordare a me stessa come veramente a volte le cose iniziano in un modo e poi finiscono in un modo completamente diverso nella nostra vita. E secondo me questo è veramente sconvolgente, perché veramente mostra come Dio ci segue e ci osserva in tutto il nostro percorso, che può essere veramente un po' contorto a volte, ma che ci porta sempre dove alla fine Dio ci vuole portare, soprattutto se noi siamo capaci a un certo punto di accorgerci dei segnali che Lui ci vuole dare. E allora io vi voglio raccontare questo. Io sono cresciuta in una famiglia cattolica, una famiglia in cui mia mamma era molto credente, mio padre meno, comunque si diceva agnostico, ateo, non aveva particolare interesse, però rispettava la fede di mia mamma, e quindi ho fatto tutto il percorso tipico di una persona che viene battezzata, fa la comunione, la cresima, eccetera. E vi devo confessare che da piccola ero anche molto appassionata di tutte queste cose. Mi piaceva andare in chiesa, mi piaceva fare i ritiri spirituali, perché poi ero all'interno di una scuola cattolica, finché a un certo punto, durante l'adolescenza, qualcosa ha smesso di funzionare, come spesso succede, perché l'adolescenza è un momento delicato nella vita di chiunque. E durante l'adolescenza qualcosa si è rotto, è iniziato a forse qualche amore giovanile è andato male, qualche senso di disagio, di non accettazione da parte degli altri, e questo sistema ha iniziato a mettere in me una forte ribellione, una forte rabbia, un forte così allontanamento da Dio. Infatti io mi ricordo, a volte ci ripenso, a tutte le mie fasi da adolescente. Sono partita dai paninari di una volta, che andavano in giro con la borsetta della Raioleari, per poi diventare una dark che andava in giro con le croci. Poi ho fatto la fase rockabilly, in cui andavo con gli zeppone e le minigonne con le calze a righe gialle e nere, per poi diventare un po' démodé con tutto lo stile francese, vestita di grigio marroncino e col cappellino da pittore. E ripenso a questa mia fase di ricerca, perché sicuramente era una ricerca di identità, una ricerca di qualcosa. Ai tempi dell'università sono arrivata, diciamo, all'apice della mia ribellione, per cui ero diventata, anche studiando la filosofia, la letteratura, una persona intellettuale, atea, con una forte aggressività nei confronti di tutto ciò che aveva a che fare con Dio e con la Chiesa. Per cui, personcina così sicuramente per bene, educata, intelligente, ma molto molto razionale, molto poco aperta verso qualunque discorso che avesse a che fare con la fede. Tra l'altro, durante l'adolescenza, già verso, diciamo, i 13-14 anni, avevo iniziato ad avere degli attacchi di panico, cose che allora non sapevo si chiamassero attacchi di panico, ma erano proprio dei momenti di forte ansia che iniziavano qui sotto, diciamo, questo, come si chiama, il diaframma, okay?
con momenti in cui mancava l'aria, mancava il respiro, in cui avevo paura di qualunque cosa, andavano e venivano. Per cui riuscivo a convivere con questi attacchi di panico perché comunque dopo un po' reagivo, poi, come dire, cercavo di andare oltre, non prendevo farmaci, nulla, però erano, ogni tanto erano molto forti. Finché ebbi due attacchi di panico veramente pesanti in Austria, in cui addirittura dissi alle persone intorno a me: non lasciatemi da sola, perché ho paura di fare qualcosa di sconsiderato. Cioè sapevo che stavo arrivando a un livello di follia per cui avrei potuto magari aprire la finestra e buttarmi giù. Quindi ho avuto un paio di momenti molto forti in cui proprio stavo malissimo, ma non ne volevo sapere di cercare aiuto. Tanto più che mai e poi mai avrei pensato a Dio come qualcuno che mi poteva aiutare. Nel tempo, che cosa è successo? Essendo una persona comunque profonda, una persona curiosa, non mi bastava la realtà superficiale, per cui ho iniziato a cercare nello yoga, nelle pratiche New Age, nell'oroscopo, per cui andavo cercando qualcosa, ma non poteva essere assolutamente qualcosa di legato a Dio. Mi ricordo addirittura che prendevo in giro mia madre, perché essendo cattolica fervente, lei andava in chiesa, era molto come dire, fedele nel suo credo, io la prendevo in giro. E a volte quando ci ripenso dico, certo che è ironico il Signore, perché allora non sapevo poi la strada che avrei intrapreso. E cosa succede? A un certo punto, a 27 anni, non riesco più a sopportare questi attacchi di panico, inizio a lavorare e decido a questo punto di farmi aiutare da uno psicologo e quindi inizio una terapia di 5 anni in cui andavo dalla psicologa due volte al mese e nei momenti di crisi forte una volta alla settimana. In questo percorso di 5 anni credo di stare meglio e faccio un percorso anche interessante, anche serio. A questo punto, dopo 5 anni, quando credo di stare meglio, perché effettivamente durante quei 5 anni non avevo più avuto dei forti attacchi di panico, una notte ho un attacco di panico fortissimo, che non avevo mai avuto prima. Un livello di panico tale per cui io non riuscivo più a sopportare questa situazione. E mi ricordo che in quel momento ho proprio come visto un po' tutta la mia vita. Ho fatto 5 anni di terapia, sono andata a farmi leggere le carte dalle persone, so qual è il mio quadro astrale, ho fatto un seminario di Reiki, che è un'altra di tutte queste cose che ci sono nel mondo New Age. Ho avuto anche dei fidanzati che mi hanno voluto bene. Ho la mia famiglia che ha dei suoi limiti, che però ha cercato di aiutarmi come può. Ho studiato, ho letto libri di psicologia e sono ancora qui. Ed è lì che di fronte alla disperazione e avendo, come dire, sparato tutte le mie cartucce, ho detto qui c'è qualcosa che non torna. E veramente vi posso dire, nel momento in cui ho toccato il fondo, in cui non avevo più nessuna risorsa, istintivamente ho gridato a Dio. E per la prima volta ho gridato a Dio in modo sincero, in modo autentico. Per cui nella mia stanza ho gridato questo: se tu esisti, sei l'unico che puoi guarirmi. Ed è interessante perché ho messo la condizione e nello stesso tempo gli ho dato la possibilità di guarirmi, perché ho detto tu sei l'unico. Per cui tutti gli altri non ce l'hanno fatta, solamente tu puoi farlo. E quella notte ho pianto, ero distrutta. E cosa succede dopo tutto questo? La cosa molto interessante è che Dio ascolta sempre il nostro grido, in particolare direi quando il grido è veramente profondo ed è sincero. E il giorno dopo io avevo già organizzato un viaggio in Costa Azzurra, dovevo prendere un treno, era già tutto prenotato, dovevo andare a raggiungere la mia famiglia lì, e avevo con me un libro che mi era stato prestato
da una persona che avevo rivisto esattamente la sera degli attacchi di panico. Prima di avere questo attacco di panico avevo rivisto una persona che non vedevo da tantissimo, un compagno delle medie che parlando mi aveva dato questo libro. E durante il viaggio, seduta nello scompartimento, inizio ad aprire questo libro. Libro molto New Age, perché è di un autore famoso New Age, pieno di cose veramente strane, una più strana dell'altra, però esattamente in quel punto che io stavo leggendo parlava della croce di Cristo, del sacrificio di Gesù come ritorno al Padre. E io mi ricordo come fosse ieri che ero seduta in questo scompartimento, avevo nell'angolino vicino alla finestra un padre e una bambina, e poi c'ero solamente io. Nel momento in cui leggo questa riga, questa immagine, io sento dentro di me un calore fortissimo del mio cuore, sento un abbraccio che capisco che è spirituale. Inizio a piangere e sento una voce che mi dice: io sono per te quello che questo padre è per questa bambina. Ovviamente io rimango sconvolta, rimango quasi spaventata da quello che mi sta succedendo, perché il mio modo di pensare, il mio essere razionale, improvvisamente si era, come dire, scontrato con qualcosa di molto concreto e nello stesso tempo sovrannaturale, perché quello che sentivo era vero, solo che ovviamente pensavo di essere impazzita. Sono scesa dal treno in Francia e ho detto: io ho incontrato Dio. Dio esiste, per forza esiste, ma non mi era ancora chiaro chi fosse, perché nonostante il messaggio parlasse di Gesù, io da brava testona, comunque intellettuale, razionale, dicevo: vabbè, vediamo, dobbiamo essere sicuri sicuri. E mi ricordo che in quei giorni, tra l'altro era Pasqua, guardate anche il caso, era Pasqua, ho iniziato in questo dialogo con questo Dio ancora sconosciuto, dicendo: va bene, ho capito chi ci sei, ma chi sei? E intanto leggevo il libro, perché il libro l'ho letto fino alla fine. Immaginatevi che ogni capitolo c'era la guida dello sciamano, cioè c'erano delle pratiche magiche da fare a ogni fine capitolo. Io leggevo il capitolo e saltavo le pratiche. Leggevo il capitolo e saltavo le pratiche. Per dirvi quanto è interessante il fatto che Dio può usare, anche all'interno di un insieme di cavolate, se c'è anche solo una verità, Dio la usa. E anche nel momento in cui noi siamo ancora ciechi, riesce a mettere in noi un seme di prudenza. Perché io comunque li saltavo le pratiche magiche, non avendo ancora una chiarezza o una visione completa della verità. Alla fine del libro ero ancora in Francia e dico: va bene, io ho capito che ci sei, voglio sapere chi sei e voglio conoscerti di più. E sento di nuovo la voce che mi dice: al viaggio di ritorno ti mando un messaggero. Ho pensato: forse sono pazza, forse sono fuori di testa, ma in fondo che cosa ho da perdere? Se questo messaggero non arriva, non perdo niente. Se tutto questo è follia, non succede niente, ma sono arrivata fino a qui e quindi stiamo a vedere. Prendo il treno di ritorno. Immaginatevi, fine delle vacanze di Pasqua, quindi un sacco di persone. Sono nel treno, entro nello scompartimento e mi siedo al mio posto prenotato molto prima. Quindi immaginatevi, posto prenotato all'andata, posto prenotato al ritorno. Niente che fosse controllabile da me. Mi siedo in questo scompartimento, quelli da sei, in cui ci si siede di fronte. Tutti i posti occupati, tranne quello davanti a me, che era vuoto. Persone arrivavano e andavano, entravano e uscivano, e io avevo capito che quel posto era per il mio messaggero. Quindi ogni volta che arrivava qualcuno lo scrutavo pensando: sarà lui, sarà lei,
quando qualcuno non mi ispirava pensavo via, 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 dentro di me, no, 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 questo deve essere il mio messaggero. Finché a un certo punto arriva una donna sulla cinquantina, non un prete, non una suora, non un monaco buddista, non un imam, non un rabbino, una persona di una, sulla cinquantina, una bella donna di quelle che va sulla Costa Azzurra, e io sento, è lei. La persona si siede, però non ne vuole sapere di darmi il mio messaggio, perché era una persona riservata, per cui inizio a grattare, a cercare di tirare fuori qualche informazione, ad approfondire il discorso, finché a un certo punto questa persona tira fuori dalla sua borsa la Bibbia. Stavo per fare un salto così, perché quante persone hanno la Bibbia in borsa e la tirano fuori su un treno? A quel punto io ho iniziato a farle ovviamente l'interrogatorio dicendo perché la Bibbia, cosa stai facendo, che cosa, e questa persona quasi timidamente, no, veramente io sto facendo un percorso spirituale, e io, ecco, cos'è questo percorso? No, ma io sto frequentando una chiesa. Che chiesa è? No, ma io, dimmi che cosa fai perché tu sei il mio messaggero. E quindi le racconto tutta la storia in cui le dico, io sto aspettando il mio messaggio. E ovviamente credo che questa cosa sia stata molto forte anche per lei, sapere che il suo percorso, lei non aveva neanche prenotato il posto. E questa è la cosa pazzesca della grandezza, della perfezione di Dio. Insomma, per farla breve, lei mi dà questo indirizzo di una chiesa che guarda caso è attaccata a casa mia. Io la domenica dopo vado in questa chiesa da sola, era il giorno in cui venivano fatti i battesimi. Io sono entrata e ho pianto dall'inizio alla fine di questo culto, sentendo proprio quel ritorno a casa di cui avevo letto in quel libro. E in quel giorno ho proprio messo la mia vita nelle mani di Dio, e mi ricordo che quando ho fatto la preghiera in cui ho detto Signore, io voglio veramente ricevere il tuo perdono, io veramente voglio voltare pagina. Ho visto i fotogrammi della mia vita e mi ricordo che avevo paura di dimenticare qualche pezzo, poi dicevo portati via questo, gli attacchi di panico, ero lì che avevo lo stress di dire forse non mi porta via anche quest'altra cosa, perché volevo veramente fare piazza pulita. E da quel giorno, che ormai direi che risale a 15 anni fa, Dio ha non solo pulito il mio cuore, non solo ha cambiato la mia vita, non solo mi ha liberato dagli attacchi di panico, ma ha fatto delle cose straordinarie nella mia vita, intorno a me. E quindi, raccontandovi questa storia, io vi voglio dire questo, anche la persona che può essere più lontana, anche la persona che può essere più ribelle, e lo dico non solo a chi conosce oggi il Signore, quindi magari spera che qualcuno si converta, sta pregando per qualcuno, e dico, andate avanti, non vi scoraggiate, ma anche a chi in questo momento è ribelle, in questo momento non ne vuole sapere niente di Dio, ti dico, Dio è talmente buono, è talmente misericordioso che ti vede lì dove sei e ti raggiunge. E basta solo aspettando un piccolo segnale da te. Se tu vuoi aspettare di arrivare giù sotto nel fango come me, puoi andare giù nel fango come me. Io ero testarda, io ho avuto bisogno di toccare il fondo. Quasi dico, Signore, grazie, perché avendo fatto un incontro così forte, così speciale, tutte le volte che nella vita puoi essere preso dai dubbi, dalle sofferenze, io mi ricordo sempre, perché ce l'ho dentro, scritto nella mia carne, nella mia anima, io ho incontrato Dio, Dio esiste, e qualunque cosa succeda, io so che è stata la verità, che è una cosa che ho vissuto personalmente e che niente, nessuno potrà strapparmi. Amen. Grazie. Grazie, cara Stefania. Allora, quello che stavo riflettendo è che l'abbraccio di Dio è per ognuno di noi, nel momento in cui noi decidiamo di ricevere questo abbraccio, e sarà sempre per noi. Adesso faremo un tuffo nel passato. Andiamo indietro nel tempo, a quando Dio ha creato la vita.
vi chiedo di, ecco, di creare lo spazio, perché ora i giovani faranno vedere un mimo e ci racconteranno appunto come Dio ha creato la vita e come ci ha dimostrato il suo immenso amore.